che non cammina l'asino. Aumentano di 2 milioni rispetto allo scorso anno i visitatori dei musei e dei siti statali. I dati anticipati dal ministro Franceschini si riferiscono al primo semestre del 2017. Maria Rosaria Gianni. Molti dei bambini si fondono con le opere d'arte e finiscono quasi per riconoscersi in esse, dagli affreschi di Pompei ai dipinti di Bronzino o di Scile. È rivolto ai visitatori più piccoli il nuovo promo del Ministero dei Beni Culturali sulle reti RAI. Prepara il pubblico di oggi ad amare la cultura e a diventare quello di domani. E sottolinea anche i dati più che positivi registrati dai musei e siti statali nel primo semestre del 2017. Da gennaio a giugno ci sono stati 23 milioni di visitatori, quasi 2 in più dello scorso anno, per un incasso superiore agli 88 milioni di euro. I luoghi della cultura statali in 4 anni, e cioè dall'autonomia dei musei, guadagnano 4 milioni di ingressi e 28 milioni di euro. I numeri sono numeri davvero impressionanti. Nel primo semestre di quest'anno 2 milioni in più rispetto all'anno scorso, 4 milioni in più rispetto al 2014. È una cosa davvero importante, un investimento sul futuro, sia per la cultura che per l'economia italiana. Al primo posto fra le regioni con più visitatori figura sempre il Lazio. Consolida la seconda posizione la Campania, terza la Toscana. Tra le regioni più dinamiche la Liguria con un più 33% di visitatori, mentre il terremoto ha penalizzato Umbria, Marche e Abruzzo con una flessione del 15%.